agli ospedali. Peraltro, ho un dato che su 1941 Covid, poi abbiamo 8.000 rotti, 8.860 ricoverati che non sono Covid. 8.860 ricoverati che non sono Covid. Quanto a Schiavonia, vedo che c'è sempre dibattito. Il loro problema è il nostro problema, Monselice, Schiavonia e quant'altro. Guardate, non è, ve lo dico col cuore in mano, non è che c'è da sta parte i lazzaroni che non capiscono niente, dall'altra parte quelli che hanno capito tutto. Ma io sono assolutamente nei panni di uno che vive nella bassa Padovana, piuttosto che nella zona dell'Alto Vicentino, o a Vittorio Veneto, piuttosto che a Jesolo, o a Villafranca nel Veronese o quant'altro. Però noi dobbiamo fare delle scelte in maniera tale da bilanciare anche sul fronte delle cure. Adesso, ho letto di qualcuno che dice che l'ospedale, cioè, ad esempio l'ospedale di Rovigo è distante. L'ospedale di Rovigo, cioè, ho verificato, sono 20, 23 km, una roba del genere, tutta autostrada. E cioè, torneranno gli ospedali vicino a casa, però voglio anche dire che noi dobbiamo garantire la sanità. Vogliamo tranquillizzare i cittadini che sulla sanità, in un momento di emergenza totale, a meno che qualcuno non abbia capito cosa stiamo vivendo, a meno che qualcuno non abbia ancora capito, siamo ancora in grado di garantire la sanità a 9.000 persone che anche oggi sono ricoverate. Le sale operatorie funzionano per gli oncologici. Ho letto ieri sera una notizia di una signora che mi dice: io sono un'oncologica, sono stata operata, ho fatto le chemioterapie a Schiavonia, adesso mi viene l'ansia. La capisco, la sostengo, ma l'ansia non toglie che ti garantiamo le cure a Rovigo piuttosto che a Piove di Sacco, o non so dove ti hanno indirizzato. Cioè, a me, voglio dire, a me viene l'ansia come amministratore di no, quando non sono in grado di garantire la cura a qualcuno. Posso capire il cittadino che gli venga l'ansia perché cambi gli schemi di gioco, ma sta roba qui io spero duri poco, e ovvio che non può durare anni. Cioè, nel nostro modello, ve l'ho detto un miliardo di volte, metà aprile picco e poi si va scendendo. Io spero che alla volta di fine maggio-giugno, se tutto torna come prima, torna più bello di prima, torneremo anche con un'esperienza rispetto alla cura e all'emergenza-urgenza che sarà sicuramente più importante. Allora, va la mia vicinanza a tutti i sindaci, a quelli che hanno capito e anche a quelli che non hanno capito. Va la mia vicinanza, la nostra vicinanza a tutti i cittadini. Ma credetemi, stiamo veramente facendo i salti mortali per garantire le cure ai cittadini. Non è che si risolve dicendo: a casa mia mi tieni aperto l'ospedale e gli altri si arrangino. Perché purtroppo, se dovessimo aprire secondo alcune istanze, riaprire secondo, vuol dire che qualcun altro deve trovarsi in strada, per la logica dei numeri. E comunque, finché ci sono io, si va avanti così. Mi venite a contestare quando non saremo più in grado di garantire le cure anche a chi ha diritto a cure. Prego. Presidente, le volevo chiedere buongiorno. Noi cittadini vorremmo